Abbiamo iniziato a studiare italiano e polacco a novembre e ci incontriamo quasi ogni settimana. Ogni lezione ha un argomento specifico e impariamo innanzitutto la pronuncia corretta. Il tema del nostro video è il cibo. Mi piace molto la cucina italiana e sono al contempo molto orgogliosa della diversità polacca. Sono stata in Italia molte volte e ho visitato molte regioni. Ho avuto il piacere di gustare piatti diversi in ognuna di esse. Mi sono piaciute molto le pizze bolognesi e napoletane, il gelato italiano, i formaggi, la pasta, i cicchetti veneziani, i calzoni, i ravioli. In ogni città ho potuto assaggiare diversi piatti. Sono rimasta deliziata dalla colazione dolce italiana, dall'ottimo caffè nero e, soprattutto, l'espresso. È stato sorprendente scoprire come la pizza vari da regione a regione. Napoli, Bologna, Verona. In ogni città l'impasto era completamente diverso, quindi non sono in grado di dire dove mi sia piaciuta di più. Durante gli incontri abbiamo affrontato molti argomenti, imparato le basi come i numeri, le stagioni, le ore. Siamo riusciti a vederci in Polonia, a Cracovia e abbiamo in programma di incontrarci nuovamente a Varsavia nel mese di aprile. Enhance è stata per me una bella avventura e mi ha dato l'opportunità di conoscere una persona così stimolante e un nuovo amico. Nacque moschiego, tipo schiego, rospocelisme, od listopada, e spotecamenseu, pravie sotegien. Cash da lezia, ma ocrislone temat, e uscemenseu, pscede, vsceschime, popravnei vemove. Tematem nascego, video, jest e zenie. Vlutem, Proiecavem do Cracova, nasa vode, shermierchi, moiei, surchi. Grande, tata. Bewa to casia do skosztowania wielu typowych polskich potraw od pierogów po pieczoną kaczkę i tradycyjne kotlet szabowe. Pierogi z mięsem, ale także pierogi z warzywami i ziemniakami były naprawdę pyszne. Pewnego wieczoru w charakterystycznej restauracji w krakowieckiej dzielnicy żydowskiej Starka skosztowałem smakowitych roladek sososia z czerwoną cebulą i kremem zucchini, którym towarzyszył znakomity kieliszek rzanego wina domowego z rumem, miodem, malinami, przyprawami i plasterkiem pomarańcze. Zupa borowikowa w chlebie nieco nietypowa, ale również pyszna, podawana w bochenku chleba opróżnionym
o zucruhu i vekojestanem jako vasa do zupe kturon rubovawem v pięknej restauracji v centrum Krakowa z muzeikan na żywo.